Fate il fantacalcio? Non sapete come dare i soldi al tesoriere? Ci penso io. O meglio, ci penso a Satispay, sponsor ufficiale del fantacalcio degli youtubers 2022-2023. Regà, vi giuro che è una svolta. Per i fantacalcio che faccio non sapevo come raccogliere i soldi. Con Satispay, con un click, potete cavarvela. Io vi lascio il link in descrizione. E se entrate dal mio link con il bonus fantacalcio, avete anche un piccolo bonus. Date un'occhiata, va! John Bourne, ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova top 10. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare almeno qui sotto 5.000 mi piace se volete subito, immediatamente, un'altra top 10 qui su questo canale. Se vedrò questi 5.000 mi piace, sarà mia premura portarvi subito un altro contenuto di questo tipo. Iscrivetevi anche al canale se non l'avete fatto. L'avete visto tutti e ne abbiamo parlato tutti. Quello successo qualche giorno fa a sfavore della Juventus nella gara di Torino contro la Salernitana è stato probabilmente l'errore più clamoroso di sempre nella storia del VAR. In sostanza la Juventus ha fatto gol, Milik al 93esimo, ma la rete è stata annullata per fuorigioco attivo di Bonucci nonostante non tocchi il pallone. Peccato che più in là a sinistra era presente Candreva che si faceva i cavoli suoi e che teneva tutti in gioco. Ebbene, il VAR non ha visto la presenza di Candreva. Un errore quindi clamoroso che è costato ai bianconeri due punti che potrebbero essere fondamentali in ottica scudetto o lotta per la Champions. Questo video quindi nasce per quello, mi viene in mente da farlo per quello, ma visto che ne abbiamo appena parlato non finirà nelle 10 posizioni che vedrete in questo momento. Queste sono le 10 volte in cui errori arbitrali sono stati più clamorosi di sempre. 10, Ovrebo in Bayern Monaco Fiorentina. È il 2010, si gioca la Champions League 2009-2010. Il nostro calcio sta per affrontare quello che sarà uno dei mondiali più brutti della nostra storia. Eppure in quell'anno la Fiorentina fa la Champions League e ci dà anche uno spiraglio perché affronta il fortissimo Bayern Monaco. Peccato che Ovrebo non ci capisce nulla. Inventa un cartellino rosso per Gobbi che lascia la Fiorentina in 10 uomini. Poi inizia la tiritera relativa alla salvaguardia di Miroslav Klose. Per un fallaccio su Vargas decide di graziarlo e non buttarlo fuori. Poco dopo segnerà il gol che regalerà la vittoria ai tedeschi nonostante fosse in fuorigioco di oltre un metro. Una prestazione pessima da parte di Ovrebo che eliminerà di fatto la squadra viola dalla Champions League, qualificando la squadra di Monaco di Baviera ai quarti di finale. In realtà poi ci sarà una gara di ritorno perché quella è l'andata, ma quella gara peserà tantissimo. 9, il gol di Mijatovic. È la finale di Champions League del 1998. La finale è quella delle grandi occasioni, così come il clima. La Juventus da una parte, il Real Madrid dall'altra. Si gioca ad Amsterdam. È il 20 maggio 1998. La Juventus gioca la terza finale di fila. Peccato che la partita va ai blancos perché al 66esimo Mijatovic si fa trovare pronto e insacca il gol del definitivo e unico 1-0. Davanti a 47.500 spettatori paganti, il Real Madrid festeggerà la settima coppa dalle grandi orecchie. Peccato che la rete del serbo fosse in fuorigioco di moltissimo. L'arbitro non se ne accorgerà e per colpa di un errore arbitrale verrà assegnato il trofeo più importante dell'anno. 8, la mano di Henry. Come vi ho già detto, l'anno 2010, soprattutto relativo al mondiale, non sarà molto fortunato per l'Italia, ma almeno l'Italia ci stava andando a differenza di questa Italia. E prima che diventasse un must sia per l'Olanda che per l'Italia non partecipare al mondiale, ci ha pensato la Francia a rischiare a tanto così di non partecipare alla competizione più importante. Nel 2010 infatti la Francia gioca le partite di qualificazione in un gruppo sulla carta abbastanza semplice, mette dietro Austria, Lituania, Romania e Faroe facendo 21 punti. Peccato che in quel girone c'è un'ottima Serbia che di punti ne farà 22 arrivando prima. I galletti quindi sono destinati a giocarsi il playoff. Contro beccano l'Irlanda, l'Eir di Trapattoni, che è arrivato secondo nel raggruppamento proprio dietro l'Italia e che con 4 vittorie e 6 pareggi non è mai uscito sconfitto dalle qualificazioni. A Dublino, grazie alla rete di Anelka, i francesi si impongono 1-0. Al ritorno però a Saint-Denis, la squadra di Trapattoni con il gol di Keane va avanti. Siamo al 103esimo minuto e la Francia ancora non l'ha sbloccata. Poi succede che Thierry Henry blocca un pallone nettamente di mano,
tutti alzano le mani, ma l'arbitro non dà retta a nessuno. La mette al centro e Gallas fa il gol dell'1-1, il gol che qualifica la Francia, che forse li avrebbe eliminati. Il buongiorno però si vede dal mattino. Quella Francia verrà inserita in un girone difficile ma non irresistibile al mondiale, con Messico, Uruguay e i padroni di casa del Sudafrica. Prenderà, pensate, come testa di serie il Sudafrica, squadra ospitante. Riuscirà nelle 3 gare giocate a fare un solo punto al debutto contro l'Uruguay, perdendo poi addirittura 0-2 contro il Messico e 1-2 contro i padroni di casa del Sudafrica, uscendo dal mondiale a testa bassa come ultimi della loro classe. Insomma, dai, belli sta. 7. Il gol di Muntari. Lo so, adesso gli juventini inizieranno a prendere cose e lanciarle per l'aria, però ragazzi, è la verità. È uno degli errori più discussi e meno compresi nella storia del calcio italiano del nuovo millennio. È il 25 febbraio 2012. Siamo a San Siro e c'è Milan-Juve. Al Milan manca proprio poco per vincere lo scudetto. Addirittura si suppone che con la rete di Muntari il Milan sarebbe corso verso il tricolore. Ma sul tiro di Muntari la palla entra in rete e Buffon la tira fuori. Ancora non era presente la goal line technology, quindi Buffon dice: non è entrata, non è entrata. In realtà la palla è entrata, e da quella partita la Juventus comincerà a correre senza più fermarsi. Vincerà il primo di 9 scudetti consecutivi, segnando un'era e un ciclo vincente nel calcio italiano. 6. Il contatto Ronaldo Giuliano. Arieccheci. Qua ragazzi c'è poco da dire. Un errore gigantesco, un po' come quello che è stato quello di questa settimana a sfavore però della Juventus, in questo caso fu a favore. Il fenomeno Ronaldo puntò a Giuliano, che non è che gli fece fallo, ma lo placcò completamente. Come si fa a non dare rigore ad una situazione di questo tipo? Non lo so, dovrebbe spiegarcelo l'arbitro Ceccherini. Qual è il problema? Che su quel contropiede la Juventus si guadagna lei stessa un penalty. Pensate che Gigi Simoni, tipicamente uno degli allenatori più tranquilli del nostro calcio, scapoccia, entra direttamente in campo per andare a muso duro contro l'arbitro, e quella oggettivamente è una delle decisioni più incomprensibili della storia del nostro calcio. 5. Il gol di Hurst. Mondiali del 1966. Ci troviamo in Inghilterra e la finale mette di fronte la Germania e l'Inghilterra. Piccolo asterisco, quella è la Germania Ovest, ed è una Germania Ovest che quella coppa non la vincerà quell'anno, perché nel 66, con la regina Elisabetta che consegnerà tra l'altro la coppa ai vincitori, il mondiale andrà all'Inghilterra. Gli inglesi ancora non hanno vinto un altro mondiale. Ma allora qual è il problema? Il problema è che Hurst segnerà calciando una sassata clamorosa verso la porta dei tedeschi. La palla di Hurst però non entra mai in porta. Addirittura qualche anno dopo, con la tecnologia, ci verrà detto che quella palla è uscita addirittura di 6 centimetri. Eppure il mondiale fu deciso per una rete che non fu mai rete. 4. Il gol fantasma di Lampard. Passano 44 anni dal punto precedente e finalmente la Germania si riprende la sua rivincita. La partita vale per gli ottavi di finale, chi vince ci va, e mette di fronte Germania e Inghilterra. I tedeschi stanno vincendo la gara per 2-1, quando Lampard tira una botta tremenda. La palla becca la traversa, entra in rete, ma di moltissimo, e poi esce fuori. Gli inglesi esultano, i tedeschi si disperano, ma l'arbitro all'improvviso, il fischietto La Rionda, dice: la palla non è entrata. Clamoroso, la palla è entrata di tantissimo. Eppure quel giorno La Rionda decide così, annulla, anzi non convalida proprio quel gol che gli inglesi pensavano di aver già fatto tranquillamente, e quella gara alla fine i tedeschi vinceranno per 4-1. 3. Chelsea-Barcellona. Uno dei più grandi furti della storia del calcio. Pensate, ancora arbitrata da Ovrebo. 2008-2009. Comunque Ovrebo dovrebbe smettere di arbitrare, perché sennò, raga. Chelsea e Barcellona si affrontano. All'andata al Camp Nou è finita 0-0. Al ritorno a Londra i Blues vanno avanti dopo appena 8 minuti con la rete di Essien. Sì, il Barcellona è più forte e probabilmente anche più pericoloso, ma il Chelsea nelle varie ripartenze con Drogba, Anelka, Malouda e tutti i giocatori che finiscono con A, vabbè, lasciamo perdere questo piccolo particolare, spesso bissa il raddoppio e ci flirta. Ma in quella partita Ovrebo pare tifare ufficialmente Barcellona. Due volte i giocatori del Chelsea vengono affossati in area di rigore, due penalti netti che il fischietto decide di non dare. Altre due volte i giocatori del Barcellona colpiscono il pallone in area di mano, entrambi in modo netto,
e per tutte e due le volte il fischietto rifiuta, dice no, non c'è niente. Quella gara, se fosse finita 1-0, avrebbe visto il Chelsea passare, ma al 93esimo Iniesta trova il gol del pareggio, realizza la rete dell'1-1, che per differenza reti porterà il Barcellona in finale, eliminando un Chelsea che meritava non una ma 10 volte di più di giocare l'ultima gara di quella Champions League. Pensate che nel recupero ci sarà un'altra possibilità, un'altra mano in area di rigore, con Eto'o che colpisce, bloccando la spera, ma Ovrebbo ancora non fischia. Il Barcellona va in finale, affronta il Manchester United nello scontro Messi contro Ronaldo, il primo. 2. Byron Moreno. Forse lo metto più in alto perché lo sento ancora più mio. Non voglio però troppo andare nel dettaglio di questo arbitraggio, lo sapete tutti. Byron Moreno fece un caos infinito, ci penalizzò in tutto e per tutto fino a portarci all'eliminazione. Buttò fuori Totti, non diede un paio di rossi contro i giocatori coreani, oltre che non fischiarci dei rigori nitidi. Inoltre continuamente ci fermava in fuorigioco, fuorigioco che in realtà non esistevano, annullandoci anche delle reti valide. Non ce l'aveva però con noi, probabilmente avrebbe dovuto portare la Corea da qualche parte. Quella Corea successivamente eliminerà anche la Spagna, in una gara che la mattina dopo dalle varie testate giornalistiche spagnole verrà definita robo. Si fermeranno in semifinale, in uno degli arbitraggi più discussi e imbarazzanti della storia del calcio. E uno, la mano de Dios. Ora è diventata anche abbastanza carina come cosa. È entrata nell'immaginario collettivo come quella che va a descrivere Maradona come un guascone. È il 22 giugno 1986. Ai quarti di finale l'Argentina affronta l'Inghilterra. Questa è la gara in cui Maradona prende il pallone e fa tutto da solo. Riesce a far gol smarcando praticamente tutti gli avversari inglesi. È una delle reti più belle della storia del nostro sport preferito. Quello di cui però vi ho appena parlato è quello che è il gol del secolo, definito così, ed è il 2-0 di quella partita. L'1-0 Maradona lo fa saltando verso il portiere per un cross che va a spiovere e anticipando il portiere, facendo finta di colpire di testa ma colpendola di pugno. Dopo la partita lui la definirà la mano de Dios. Quella sarà la rete che sbloccherà la partita, che poi porterà l'Argentina in semifinale. L'albiceleste poi in semifinale batterà anche il Belgio 2-0 con la doppietta di Diego Armando Maradona, sconfiggendo poi per 3-2 la Germania a Città del Messico e laureandosi campione del mondo per la seconda volta nella loro storia. E questi erano i 10 errori arbitrali più famosi e più gravi della storia del calcio. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, fatemi sapere secondo voi qual è stato il peggiore, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio tantissimo, mi piace, buon ciao all'Allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.